Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Studio Stadio Commenti e finalmente possiamo commentare una bella vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Una vittoria ancora più bella perché è arrivata dopo una rimonta, una partita sofferta. L'Udinese ha cercato e ha voluto i tre punti, li ha conquistati con il gol di Pussetto, uno degli ultimi arrivati nel finale. Dunque un 3-2 che regala i primi tre punti e regala anche una prospettiva sicuramente migliore davanti d'ora in poi, anche perché De Olofeu, che ha giocato uno scampolo di partite, si è visto che non è ancora in condizione, ma quando lo sarà, e speriamo prima possibile, sarà un valore aggiuntissimo a questa squadra, neanche aggiunto, sarà sicuramente la punta di diamante insieme ai vari De Paul, lo stesso Pussetto, Pereira, anche oggi Pereira ha giocato una buona partita. Dunque analizzeremo tutto questo insieme agli ospiti in studio, Guido Gomirato, Nicola Angeli, Marco Canciani. Buonasera. 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 Vado a salutare Fulvio Colovati, collegato da Milano. Buonasera Fulvio. Buonasera, buonasera a voi. E buonasera ad Alice Mattelloni, oggi maratona per lei, ha iniziato con Massimo Campazzo in studio e stadio e continuerà questa sera con noi a leggere i vostri messaggi, e per vostri intendo quelli che ci manderete da casa al numero di telefono che Alice vi ricorda. Sì, buonasera Francesco e buonasera a tutti voi. Vi ricordo il numero di telefono che è il 349-308-1741, quindi pronti per leggere tutti i vostri commenti e i vostri messaggi e per aggiornarvi sulla partita al momento in corso. Roma-Benevento al momento al 45esimo, 2-1 in rete per la Roma Pedro e Dzeko, mentre per il Benevento Caprari. Grazie anche per questo aggiornamento Alice, e tra un po' vi aggiorneremo anche sulla conferenza stampa del Premier Conte annunciata per le 18 inizialmente, poi per le 20, poi per le 21.30. Sono le 21.30 passate, ma Conte ancora non sta parlando come nella tradizione, no? Perché in tutti gli annunci di conferenze stampa e per i DPCM ha sempre tardato rispetto all'orario previsto. Evidentemente si sta ancora trattando si stanno ancora limando i dettagli dopo aver trovato un accordo di massima con le regioni sul da farsi da domani in poi. Dunque noi interromperemo sicuramente il nostro dibattito sulla partita nel momento in cui inizierà a parlare il primo ministro Conte, per dare spazio alle parole e per capire cosa ci aspetta da domani in poi sul fronte della lotta, della prevenzione anti-Covid-19. Ma adesso parliamo di calcio, e allora subito lo stacchetto chiave della partita e poi Marco Canciani ci dirà secondo lui perché l'Udinese è riuscito a vincere contro il Parma questa sera. Stacchetto. Francesco, lo stacchetto è introduttivo di quello che è poi il concetto di questa sera, ovvero la prestazione, l'ingresso in campo di Pussetto, che ha deciso la partita al minuto 88. Questa secondo me è la chiave di stasera, perché in quel minuto lì l'Udinese si era sbilanciata pensando a un 4-2-3-1, quindi il mister aveva cercato di inserire più qualità possibile per cercare di vincere la vittoria. È stato audace, è stato coraggioso, e al minuto 88 secondo me questo coraggio è stato ripagato da un colpo del singolo. Nell'insieme però io ho visto una buona Udinese che ha gestito la gara, che ha saputo reagire in due momenti, quando è passata in svantaggio ingiustamente, perché in quei primi 20-25 minuti aveva tenuto bene il campo, si era resa pericolosa con Okaka, il centrocampo stava macinando gioco e non era facile reagire subito a il gol subito da Hernani sulla deviazione del tiro. Allora Marco, ti chiedo scusa perché Conte ha iniziato a parlare, dunque regia per cortesia andiamo a individuare il video del primo ministro Conte, perché ha iniziato la sua conferenza stampa e dunque non possiamo non tener conto di questo e poi dedicarci alla partita. Cerchiamo di capire quello che accadrà sul fronte della prevenzione per evitare il contagio Covid-19. Sentiamo Conte. Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell'opposizione. Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l'Italia ma l'intera Europa. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. Peraltro,
il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa a beneficio del nostro paese, migliore di quella francese, tedesca, spagnola. Ma vi riassumo le nuove misure. I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l'accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private. Tutte le attività di ristorazione, tutte, pub, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se il consumo non è previsto ai tavoli, allora è permessa la somministrazione solo fino alle ore 18. Invece le consegne a domicilio sono consentite senza vincolo di orario, l'asporto è consentito sino a mezzanotte. Nei ristoranti si potrà stare per un massimo di 6 persone al tavolo, per tavolo, singolo tavolo, e tutti i ristoratori dovranno affiggere all'esterno dei locali il numero massimo di persone ammesse nel locale in base ai protocolli di sicurezza. Nessuna limitazione di orario invece è prevista per i servizi di ristorazione negli ospedali, negli aeroporti, lungo le autostrade. Nelle sale gioco, nelle sale scommesse, sale bingo, l'apertura sarà limitata sino alle ore 21. Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro Paese. Per le scuole secondarie di secondo grado, intendo licei, tecnici, istituti tecnici e professionali, verranno favorite però modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica, con ingresso degli alunni a partire dalle ore 9 e, se possibile, anche con turni pomeridiani. Per le università anche è previsto che le università stesse, con il coinvolgimento dei comitati universitari regionali, attuino dei piani di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze formative e anche dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare, competizioni dell'attività sportiva dilettantistica di base. Saranno però consentite attività in forma individuale e rimarrà consentita, come già adesso, l'attività sportiva a livello professionistico afferente alle varie federazioni. Sono vietate sagre, fiere locali, mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sono sospese tutte le attività convegnistiche, quelle congressuali, salvo che si svolgano con modalità a distanza. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è previsto che tutte le riunioni si svolgano con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Incrementeremo anche, con un provvedimento della ministra Dadone, le modalità per far ricorso allo smart working, quindi al lavoro a distanza. Per quanto riguarda le palestre, c'è stato un intenso dialogo anche col comitato tecnico scientifico. Allora, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli di sicurezza, lo dico molto francamente, sono rispettati puntualmente, sono garantite le massime condizioni di sicurezza. Altre volte ci giungono notizie che non sono adeguatamente rispettati. Allora, daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti, la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Siamo consapevoli
che imporremo sacrifici economici agli imprenditori, agli operatori economici che subiranno effetti negativi di queste misure. C'è l'impegno del Governo a ristorarli. La strategia che stiamo perseguendo per contrastare questa nuova ondata di contagio non è e non può essere la stessa attuata in primavera. All'inizio della pandemia ci siamo scoperti privi di attrezzature sufficienti per la terapia intensiva, subintensiva, privi di mascherine. Non eravamo in grado di fare test, controlli su larga scala. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente. Abbiamo aumentato il personale sanitario di 34.000 unità. Abbiamo più che raddoppiato i posti in terapia intensiva, subintensiva. Siamo già pronti a distribuire alle regioni altri 1.600 attrezzature per terapie intensive e subintensive. Siamo partiti da zero per le mascherine, ma adesso ne produciamo ogni giorno 20 milioni, mascherine chirurgiche. Siamo tra i pochi paesi al mondo a distribuire gratuitamente ogni santo giorno una mascherina chirurgica per ogni studente in 18.000 scuole, oltre che 7 milioni di mascherine a ospedali, residenze per anziani, forze di polizia. Abbiamo distribuito sin qui più di 1 miliardo, pensate, li abbiamo contati, di mascherine, guanti, camici, tute, ventilatori, maschere per l'ossigeno. Abbiamo investito miliardi su trasporti, scuole e università. Siamo consapevoli che abbiamo ancora alcune, anzi diverse, criticità. Siamo arrivati a fare sino a 160.000 tamponi al giorno, ma certo dobbiamo evitare che si facciano le fila di ore per effettuare la prova tampone. Non abbiamo mai abbassato la guardia. A fine luglio abbiamo deliberato la proroga dello stato di emergenza al fine di mantenere attivi tutti i presidi di protezione civile, di pronto intervento, proprio per continuare a rafforzare le nostre strutture sanitarie e a migliorare le condizioni di sicurezza nelle scuole, negli uffici pubblici. Questa strategia che stiamo attuando adesso muove da un'analisi dettagliata della situazione epidemiologica in relazione al piano elaborato dal CTS, che ci aiuta ad avere chiarezza di visione strategica, efficacia di azione. Dobbiamo impegnarci per tutelare la salute, ma anche l'economia, agendo con misure nel segno, come sempre, dell'adeguatezza, della proporzionalità. Ma le misure più efficaci rimangono sempre e comunque le precauzioni di base: l'utilizzo della mascherina, il distanziamento personale, l'igiene delle mani. Facciamo poi soprattutto attenzione in quelle situazioni in cui di solito abbassiamo la guardia. Siamo più vulnerabili, ad esempio, quando incontriamo i parenti, gli amici. In queste situazioni, soprattutto in queste situazioni, ma non solo, occorre massima precauzione. Dovremo attendere un po' di giorni prima di vedere i risultati di queste misure. Dobbiamo impegnarci e continuare a fare questi sacrifici in attesa che si completino le verifiche in corso sia per le terapie monoclonali sia per i vaccini, in modo da renderli disponibili per tutti noi. Prestiamo e continueremo a prestare massima attenzione, permettetemi di dirlo e di sottolinearlo, alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando, saremo sempre vicini ai loro bisogni, alle loro esigenze. Dobbiamo impegnarci. La situazione è critica, il governo c'è, ma ciascuno deve fare la propria parte e tutti insieme riusciremo a superare questo momento difficile. Prego le domande. Partiamo con Giulio. Allora, ecco qui, abbiamo dato la possibilità a tutti voi di ascoltare anche le parole del Premier Conte. Adesso riprendiamo con il calcio. Abbiamo
tutto sommato capito che quello che era stato previsto come indiscrezioni poi alla fine è stato confermato, non c'è un vero e proprio lockdown. C'è una situazione in cui i sindaci potranno, per esempio, stabilire la chiusura di luoghi in cui c'è il rischio di assembramento. Questo, a mio avviso, poi ne parleremo nelle trasmissioni dedicate, è corretto perché da regione a regione, da città a città, le condizioni cambiano. Dunque è inutile fare un lockdown generalizzato se, per esempio, a Udine i contagi sono pochi e si possono controllare. Piuttosto a Milano c'è invece una situazione molto molto più preoccupante, giusto che il sindaco possa disporre delle chiusure. Quindi si va un po' a macchia di leopardo, poi per la scuola si tornerà a scuola ancora in presenza, si rimarrà in presenza con facoltà però di fare un po' di didattica a distanza per chi organizzato può farlo, insomma si cerca di tamponare come si può nella speranza, come ha detto poi nel finale del suo discorso, che i farmaci con la possibilità di curare in maniera decisiva i sintomi di Covid-19 e poi il vaccino possano riportare tutto alla normalità nel periodo più breve possibile. Ma adesso torniamo a parlare di calcio, riavvolgiamo il nastro e ripartiamo di nuovo dalla chiave della partita. Marco, non lanciamo lo stacchetto di nuovo, ma perché l'Udinese ha vinto? La reazione mi è piaciuta, Francesco, perché oggi la squadra ha reagito, come ti dicevo prima, è stata una partita nella quale l'Udinese ha rischiato di passare in vantaggio con una buona occasione di Okaka, stava gestendo bene la gara, è andato in svantaggio su un episodio, un tiro deviato fortuitamente da Samir, e poi subito dopo un minuto e mezzo ha avuto la forza di andare a fare gol su un calcio piazzato, cosa che c'era mancata nella passata stagione, sempre con lo stesso Samir. Dopodiché nel secondo tempo siamo entrati di buon piglio, abbiamo saputo aggredire bene il Parma per i primi 20-25 minuti, siamo riusciti a passare in vantaggio e poi una disattenzione stava compromettendo la gara. E stavo dicendo anche che l'astuzia e l'audacia dell'allenatore di inserire tutti i giocatori di maggiore qualità, ma anche con caratteristiche offensive, ha fatto sì che la squadra trovasse un suo equilibrio con questo sistema di gioco, un 4-2-3-1, 4-4-2, come vogliamo vederlo, ed è stata brillantemente aiutata dal colpo del singolo Pussetto, che è ritornato a Udine e ha fatto gol al suo esordio. Di conseguenza io penso che nel complesso la vittoria sia meritata, anche perché il Parma, tolto il tiro di Hernani deviato e il gol fatto e un'altra circostanza con un tiro da fuori che mi pare fosse di Kučka nel primo tempo, non ha mai impensierito Nicolas. Quindi ho visto una squadra in crescita sotto l'aspetto fisico e della qualità nella fase di gestione della palla. Allora andiamo subito da Fulvio Colovanti per chiedere se è d'accordo su questo, su quello che ha detto Marco, poi vedremo la sintesi della partita, è arrivato anche il servizio in extremis realizzato da Alessandro Surzio, dunque vedremo anche tutto quello che è successo alla Dacia Arena con tante emozioni. Fulvio, la chiave di Marco ti soddisfa? No, mi soddisfa, ho poco da aggiungere a quello che ha detto Marco, ho visto tutta la partita, l'Udinese si è trovata subito in svantaggio per... Che succede? No? Perché ascoltava il DPCM e non voleva parlare. Comunque diamo anche una precisazione sul calcio. A quanto pare il calcio dilettantistico resterà attivo fino alla prima categoria, poi seconda e terza quindi no. E le giovanili a questo punto ritengo che facciano parte di quell'attività di base, per cui saranno bloccate non solo quelle del calcio ma... Tecnicamente sport. La seconda è considerata campionato provinciale la esatto. Prima regionale, ma dai regionali in su continua a giocare. Discriminante. Poi avremo modo di approfondire il tutto, ma insomma ci sono delle cose che vanno approfondite. Torniamo però sulla partita. Vai Fulvio. Velocemente, poco da aggiungere a quello che ha detto, l'analisi perfetta di Marco. Mi è piaciuta, io ho visto la partita, mi è piaciuta molto la reazione dopo il gol. Mi è piaciuta la reazione subito dopo il gol subito, il primo gol. Mi è piaciuta meno, e magari sarà motivo di discussione, il gol del 2-2 subito per una dormita colossale da parte della difesa. Però mi sono piaciute, poi dopo lo vedrete anche nelle pagelle, mi sono piaciute le mosse dell'allenatore che è passato 4-2-3-1 facendo giocare Deulofeu e Pussetto, che poi è stato il protagonista la vittoria di un colpo del singolo non poteva essere altrimenti, perché la partita poi alla fine, quando te la giochi negli ultimi 10-15 minuti, affiora la stanchezza. Però è stata una bella partita giocata
le squadre di Liverani giocano a viso aperto. Ricordatevi l'anno scorso che il Lecce è venuto a fare risultato a Udine, per cui secondo me è una buona prestazione, che ne dica Guido, dell'Udinese, e secondo me con questo spirito, con questa mentalità, l'Udinese, perché ci sono delle squadre che deludono, io oggi ho visto anche la partita del Torino, il Torino è fermo, l'Udinese è una squadra viva, pimpante, anche, evidentemente anche allenata bene, evidentemente sta anche bene fisicamente, deve ritrovare un giocatore che io ho bocciato, che è Lasagna, ma ne parleremo dopo. Guido non ha ancora detto una parola e tu già hai che cerca di buttare benzina sul fuoco. Io volevo lanciare il servizio, ma a questo punto inutili polemiche. A questo punto andiamo subito sulla replica di giochetti da bar. Tira cemento, come dici tu. Allora, io volevo partire proprio da Lasagna. Io non riesco cosa vuol dire lui? Allora ho prevenuto, hai capito? Sono prevenuto. Certo che sei prevenuto. Vai Guido. Allora, io parto proprio da Lasagna. Non mi è piaciuto. È stata una prestazione negativa, ma io mi chiedo, è mai possibile che un commissario tecnico della Nazionale convochi 30-40 giocatori, 10 attaccanti o 9, e faccia giocare nell'arco di 15 giorni un giocatore, nel caso specifico Lasagna, 15 minuti? Sappiamo perfettamente che quando si è impegnato con la Nazionale ogni 4 giorni, di solito nazionale, non ci si allena come in un club, si fa un altro tipo di preparazione, un altro tipo di allenamento, perché si gioca continuamente. Allora, tanto valeva lasciarlo a casa, perché gli ha fatto perdere del tempo e non ha potuto il signor Lasagna allenarsi come avrebbe voluto e dovuto qui a Udine. Perché sì, un commissario tecnico non può chiamarne 30-35 giocatori. Però sulle nazionali c'era da dire che io le abolirei proprio in questo periodo. Questo è un altro discorso, anche perché la National League è una seccatura solenne. Ma allora Lasagna avrebbe dovuto rimanere a Udine per prepararsi con il gruppo, con Gotti, per crescere come hanno fatto tutti gli altri costantemente. Invece è rimasto indietro. Prima cosa, argomento. Seconda cosa, per quanto riguarda la partita di oggi, ci sono stati dei miglioramenti, li abbiamo visto tutti, ma ci sono stati anche degli errori, ma era una gara questa estremamente complicata, difficile, delicata per l'Udinese, perché era reduce la squadra bianconera da 3 sconfitte consecutive, per cui è chiaro che c'è stato qualche errore di troppo a volte, perché l'Udinese, se non avesse vinto, apriti cielo, se avesse perso, apriti cielo, sarebbe scoppiata la crisi. Alla fine, perché ho visto una squadra che in campo era una specie di società di mutuo soccorso, ognuno aiutava l'altro, sì, alla fine ha vinto con pieno merito, palesando confortanti progressi. Non è però ancora tutto rose e fiori. No. Nel complesso, la prestazione di questa squadra merita sicuramente un 6,5. Perfetto, allora io andrei adesso a vedere il servizio che riassume tutto quello che è successo alla Dacia Arena, poi continuiamo anche con Nicola e con Marco il discorso su Lasagna, perché io non sono tanto d'accordo sul fatto che la Nazionale l'abbia distratto. No, distratto, no. Non distratto. Vabbè, cioè che si allena poco. In 15 giorni non ha giocato mai, ha giocato 12 minuti e basta. Si è allenato ancora di meno, cosa fa a fare in Nazionale? Ne parliamo tra poco. Servizio di Alessandro Sursa, vediamo quello che è successo oggi alla Dacia Arena. L'Udinese riparte da 3 come punti ottenuti contro il Parma, 3 come gol segnati tutti in una volta dopo 270 minuti di astinenza, 3 come le sconfitte iniziali in campionato che avevano reso questa gara già fondamentale. L'Udinese non ha sbagliato, ha rischiato, è stata sfortunata anche come accade spesso, ma questa volta ha voluto vincere, forse più delle altre volte, e ci è riuscita finalmente. Eppure l'inizio sembrava essere il presagio per un'altra serata terribile, quando al minuto 15 Okaka, servito perfettamente da De Paul, a tu per tu con Sepe, gli calcia addosso sprecando una colossale occasione da gol. L'Udinese fa la partita ma non riesce a sfondare e, come spesso accade, viene punita al primo tiro in porta. Hernani avanza, calcia, piccola deviazione di Samir che inganna Nicolas e il Parma è in vantaggio al minuto 26. I bianconeri iniziano a vedere i fantasmi, ma a scacciarli ci pensa Samir, che con rabbia di testa fa 1-1 spedendo in rete il corner di Aueyan sotto gli occhi di un felice Totò Di Natale presente per tifare la sua ex squadra. Non ci sono altre occasioni degne di nota e il primo tempo si conclude in parità. In avvio di ripresa la dea bendata si accorge di essersi dimenticata dell'Udinese nell'ultimo periodo e allora decide di assisterla al minuto 53. Kurtic regala palla a Pereira che entra in area e la mette dentro, trovando la decisiva deviazione di Jacoponi,
che la mette nella propria porta per il 2-1 dei friulani. I padroni di casa, oggi con la seconda e splendida divisa blu, gestiscono la gara, ma un'ingenuità regala il 2-2 al Parma. Pallone tagliato di Pezzella dalla sinistra, difesa immobile e Caramò al volo appoggia in rete. Una beffa atroce per la banda Gotti, una punizione eccessiva in una gara difensivamente quasi perfetta fino a quel momento. La rete subita però carica De Paul e compagni, che vogliono vincere a tutti i costi e trovano il meritatissimo gol vittoria al minuto 89. Progressione di Rodrigo, palla al piede, Okaka controlla e apre per Pussetto, che invece di servire Forestieri si prende la responsabilità di calciare e lo fa benissimo, estraendo dal cilindro un rasoterra imparabile che fa impazzire la Dacia Arena, ma che regala soprattutto la vittoria all'Udinese. Finisce 3-2 con i giocatori applauditi dai tifosi, una bella immagine da cui ripartire. Il campionato dell'Udinese è cominciato. Eccoli lì gli applausi dei giocatori bianconeri. Oggi in maglia blu, ricordiamo che oggi era una giornata particolare perché la squadra indossava la maglia dedicata ai friulani che risiedono all'estero, che formano i Focolar Furlanzi in tante città in tutto il mondo, una maglia bellissima che per fortuna è stata portata non solo con orgoglio, con onore, ma ha portato anche ad un successo, quindi tutto è bene quel che finisce bene, ed è finita bene anche questa vicenda della maglia che per la prima volta è stata indossata dalla squadra in casa, rinunciando al bianco-nero, che poi forse addirittura nella storia, Guido, forse, per la prima volta forse nella storia, l'Udinese ha rinunciato al bianco-nero in casa per mettere un'altra maglia. Mentre ci pensi, sentiamo domanda, Nicola. Nicola, no, mi ricorda un'altra prima maglia che poi è stata usata l'unica volta, era per un 120esimo, quando fece gol Danilo al Bologna. Quella era il 120esimo. Le maglie celebrative, è stata anche quella con l'Internazionale. Sì, e poi c'erano le maglie delle iniziative. Nel 96 il centenario aveva le maglie particolari per il centenario. Però di norma non ha mai rinunciato al bianco nero in una gara normale. Ma una volta mi sembra per scaramanzia di aver messo la maglia numero rosso, la maglia color rosso, però solitamente è la maglia bianconera. Oggi in onore ai friulani, alla friulanità, eccetera, eccetera, ha messo questa maglia che a me piace, questa maglia molto azzurra. Bella, sì. Nicola, allora vengo da te per parlare intanto un parere sulla partita in generale e poi sul discorso lasagna, che è stato visto non benissimo. Io non sono d'accordo che la nazionale lo abbia distratto, ma la tematica è interessante. Non ho detto che lo ha distratto. Ho detto che in questi 15 giorni, mentre De Paul ha giocato sempre, quindi ha mantenuto il ritmo della partita, Nestorowski ha giocato, chi è andato in nazionale ha giocato, lui ha giocato 15 minuti, allenandosi mai. Quindi la nazionale, è cosa chiami uno a fare in nazionale se poi deve fare sempre panchina e non giocare mai? Hanno avuto tre partite. Però non se le nazionali ci sono. Ma cosa c'entrano 10 attaccanti? Ci sta come riflessione, no? Cioè, hai fatto tre partite con Moldova, Polonia, Olanda, poi non ha mai giocato nelle partite che contano perché si è fatto un quarto d'ora, insomma, contro la squadra meno competitiva. E quindi ci sta. E poi è la tematica, vedo Collovati che si sbraccia. Collovati sta fremendo. La tematica del tornare sempre un po' più scarico di quel partito. Allora, nei 10 anni che ho giocato in nazionale non ho mai visto Guido Comirato una volta venire a vedere l'allenamento della nazionale, non l'ho mai visto. Ma cosa ne sa lui come si allenano i giocatori? Allora Mancini deve convocare 11, perché gli altri 12 che rischiano di non giocare li rimanda nella squadra di appartenenza, che praticamente non stanno in piedi. Ma è una questione di professionalità, ma si allenano. Io mi sono sempre allenati, dipende dalla persona. Io penso che Lasagna sia un buon professionista, un ottimo professionista, ma come si fa a dire che in nazionale, se uno non gioca, poi te lo riconsegnano totalmente demotivato, senza allenamento, che non è in grado... Ma Guido, io mi stupisco di te che hai giocato... Allora, io allenamenti alla nazionale ne ho visti anche forse quando tu dovevi ancora nascere, perché la nazionale è venuta a Udine nel 58, per esempio, quando doveva andare a giocare in Austria. Io ti ho lasciato parlare. Spiegami come mai un commissario tecnico, per partite inutili, quelle delle Nation League,
mi convoca 30 e passa giocatori, tra cui 10 attaccanti, che senso ha 10 attaccanti? Quando potevano benissimo chiamarli 23, 24, 25, il massimo 25. Però... Adesso alla fine chi non gioca, chi non gioca, allora si è vista sì, la differenza, la differenza si è vista, De Paul ha giocato con l'Argentina, aveva il passo oggi, si è visto. Però facciamo una cosa, analizziamola, visto che abbiamo vinto, godiamo. Tu devi parlare della partita. Sì, però la tematica lasagna è una tematica interessante. Posso dire una cosa? Sì, però poi chiudiamo questo argomento nazionale perché parliamo dell'Udinese. Ciccio Caputo ha giocato 15 minuti come lasagna e ha fatto gol stamattina contro Bologna, ma non puoi dire quelle cose lì. Bene, allora archiviamo questa problematica, poi parleremo dell'attacco e delle difficoltà che ancora sono palesate, però oggi 3 gol li abbiamo fatti, ha segnato uno di quelli che è arrivato proprio per migliorare l'attacco, Pussetto, De Olofeo abbiamo detto ha giocato un quarto d'ora, non è in condizione, ma è un giocatore che non si discute. Quando sarà in condizione sarà il valore aggiunto, dunque godiamoci anche questo successo. Alice, sentiamo un po' cosa dicono anche da casa i nostri amici. Sì, scrivono proprio riguardo a Lasagna, ci scrivono Lasagna prendere al meglio deve giocare da prima punta da solo con il supporto di un trequartista per creare spazio ai centrocampisti e per andare in profondità. Ovviamente Nicola si rivolge a noi, vuole sapere che cosa ne pensiamo e dice io credo che Lasagna paghi il fatto di non avere un ruolo definitivo perché per qualcuno è prima punta, per altri seconda e questa indecisione pesa sul suo rendimento. Un altro messaggio, merito all'Udinese perché ha cercato la vittoria ma bisogna anche mettere in risalto la pochezza dell'avversario. Anche oggi non sono mancati gli errori dei singoli ed il secondo portiere non mi fa stare tranquillo. Ma Kingo, bella sorpresa, questo è il messaggio di Vincenzo. Ovviamente non si sprecano i messaggi sul modulo quest'oggi. Cosa ne pensate? 4-2-3-1, Musso, Molina, Nointing, Bonifazi, Ouellian, De Paul, Kingo, Pussetto, Pereira, De Olofeo, Lasagna. Questo è il messaggio di Christian. Un altro messaggio è quello di Delma che scrive ciao amici, abbiamo cominciato male questo campionato ma quello che conta è come si finisce, noi con i nuovi finiremo benissimo. Uno prima, magari lo approfondiamo sì. Dopo, in cui ci chiedevano la differenza fra 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1, però lo approfondiamo dopo. Intanto vi faccio ascoltare 30 secondi di Gotti, a cui è stato chiesto in conferenza stampa appunto di questo cambio di modulo che ha permesso di cambiare la partita, che poi sia stata quella la chiave, per Marco no, perché mi pare che lui abbia parlato più di reazione e di più che di modulo, però magari può esserci anche questa componente e analizzeremo. Sentiamo Gotti che cosa ha detto in conferenza stampa, domanda specifica sul cambio del modulo e sulle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione che glielo consentono. Gotti. Direi di sì, una delle soluzioni sicuramente, abbiamo dei giocatori che ci danno questo tipo di opportunità, e ci danno delle alternative per poter muovere la partita, insomma in relazione a come si presenta, come si sviluppa. E credo non sia stata cercata solo da me la vittoria, insomma la sensazione era che la squadra volesse dare una risposta forte, tangibile, pratica alle 3 sconfitte della prima settimana di campionato. E dunque Gotti ha un po' separato le cose, ha detto non l'ho vinta solo io, non l'ho vinta io cambiando il modulo, ma la squadra che ha voluto in tutti i modi reagire e vincere questa partita dopo 3 sconfitte consecutive. Però è indiscutibile il fatto che con i giocatori che ha a disposizione ha subito provato a rimescolare le carte, ha proposto questo 4-2-3-1. Secondo voi è stata questa una chiave importante rivolta della partita? Parto da te Nicola, oppure semplicemente la voglia di vincere, la voglia di dimenticare 3 sconfitte è stata superiore al beneficio che è potuto arrivare dal cambio modulo? No, beh, la chiave, se vogliamo mutuare la rubrica di Marco, in questo caso al di là della volontà, abbiamo visto anche in altre partite che c'è stata la volontà di riprendere il risultato ma la cosa non si è verificata. La chiave di volta è rappresentata dalla qualità in campo, no? dalla varietà di alternative. In altre situazioni sappiamo l'Udinese faceva fatica perché mancavano anche un po' di sostituti, no? Non c'era tutta questa abbondanza. Adesso in attacco sai che c'è la possibilità nel momento in cui le cose non vadano come desideri di fare delle modifiche e di avere al tempo stesso giocatori di qualità. Sai, entrano Pussetto, De Olofeo, ok, ha stoppato male un pallone, sono 7 mesi che non gioca, sì, è chiaro che il giocatore deve passare ancora del tempo, poi è chiaro che la roba è stata caricata
in questo periodo, perché è la ciliegina sulla torta del mercato e quindi è giusto anche un po' alimentare aspettative e sogni, no? Perché i tifosi vivono anche e soprattutto di quello. Però sai, se quello che in teoria dovrebbe essere una seconda scelta è Pussetto, che entra, mette personalità, fa subito delle belle giocate, segna, non può far altro che far ben sperare e contribuisce un po' ad omettere un po' o a passare un po' di bianchetto su quelli che sono stati anche gli errori, certo. Perché parleremo anche di quello stasera. Parleremo anche degli errori. Sì, ma nel primo tempo oggi, col 3-5-2, la squadra doveva segnare due gol. Certo. Quindi sì, ha giocato bene, quindi certo. Il modulo c'entra relativamente, io sono sempre d'accordo, il modulo c'entra relativamente. Il primo tempo l'Udinese ha avuto due gol, ne ha fatto uno, poi si è fatta superare in maniera ingenua sul primo gol, perché è andata in svantaggio, ma il gol che ha sbagliato Kaká grida vendetta, perché è stata un'azione ottima, un'azione in contropiede, pennellata di De Paul, quindi... Col 3-5-2 le cose hanno funzionato, sono mancati i gol, hanno sbagliato i gol. Però stai dicendo una cosa che mi stimola un ragionamento, cioè più che il cambio modulo, più che cambiare modulo per cambiare la partita, forse è giusto cambiare modulo per sfruttare bene i giocatori che hai a disposizione, quindi magari sì, continuando col 3-5-2, con quelli che ha messo nel secondo tempo, non avrebbe avuto lo stesso effetto. Allora forse quando avrai su questa linea possiamo ragionare. I giocatori chiave con i 90 minuti sono brillanti, allora si può cambiare il modulo. E il modulo lo si prepara nei particolari in allenamento con tutti o quasi i giocatori, perché se ti mancano tanti non puoi improvvisare, non puoi farlo in corso d'opera, come ha fatto, però io sto parlando del modulo pronti via, cambiare questo 3-5-2 con un altro, con un'altra soluzione tattica. La riflessione che ho fatto io secondo te è corretta, e cioè più che il modulo da cambiare con gli stessi giocatori, è utile saper cambiare quando hai in campo giocatori di caratteristiche diverse che si adattano a un diverso modo di giocare. E forse è questo quello che è accaduto oggi. Quindi più che il cambio di modulo ha fatto vincere la partita, il cambio di modulo ha messo quei giocatori entrati dopo, Pussetto, Forestieri, Makengo e via dicendo, in grado di giocare nella miglior condizione possibile per le loro caratteristiche. Poteva metterli dall'inizio, allora la domanda è: perché non li ha messi dall'inizio? Perché ancora non sono pronti. Sì, poi sì. Cioè, nel finale sarebbe stato interessante capire se l'avesse messi dall'inizio con il 4-2-3-1 oppure se non era proponibile, abbiamo capito, insomma, perché i giocatori non sono ancora il primo pronti. Tempo era da chiudere sul 2-0. Marco, stop. Io dico che l'analisi di Francesco è corretta, però senza dubbio quando si parla di sistema di gioco si deve anche fare riferimento un po' all'atteggiamento, no? E quindi all'approccio con il quale il giocatore poi appunto affronta la partita. La tua considerazione è giusta e si ricollega a quello che ha detto Nicola, ovvero la qualità che hai potuto sfruttare dalla panchina. Ma io sono anche d'accordo che nel primo tempo, con quanto anche ha detto Guido, la squadra col 3-5-2, soprattutto ci tengo a fare questa precisazione, nella mediana mi è piaciuta molto, perché De Paul, Arslan e Pereira hanno fatto un'egregia partita. Però soprattutto sono giocatori che in quel modulo stanno bene. Stanno benissimo. Quindi, però la qualità... Sarebbe stato subito cambiare con quelli lì. Diciamo che la qualità che ha questa squadra dalla panchina, come questa sera, ti ha dimostrato che in un momento nel quale la partita era in parità e tu hai potuto girare il tuo sguardo e pescare Deulofeu, Pussetto, Forestieri, Makengo... Cioè, sono tutti giocatori di qualità che sono entrati bene in partita, anche Makengo secondo me è entrato subito in partita. No, anche Makengo. Makengo mi ha sorpreso positivamente perché ha dimostrato gamba, corsa, la cattiveria agonistica, personalità, subito, no? Velocità. Sì, insomma, sì. Mi ha stupito positivamente Makengo. Quindi bisogna tener conto anche di questo ragazzo certo. Che poi a 22 anni non è più ragazzo, è ormai... Ancora giovane sicuramente. Ti dico, la tua considerazione è corretta, l'aver saputo leggere la partita ed essere stato coraggioso nell'inserire qualità soprattutto offensiva e poi dopo dando parleremo. Responsabilità sì, però, a De Paul e Makengo. Diciamo tutto bene quello che dite, perfettamente, però la partita va letta in tutti i particolari. Insomma, io se fossi in Liverani
sarei arrabbiatissimo con la squadra che ha beccato il gol in contropiede. Ma certo. Vabbè, allora certo. È venuto fuori da un anche errore gol, macroscopico del Lecce che si è sbilanciato, ha perso palla, erano tutti là. Guido, però questo è un problema di Liverani, ma quante volte abbiamo commesso noi delle cavolate? Certo. No, ho detto la lettura va fatta, sì, va fatta complessivamente. Per tutto. Poi un'altra anche lettura va fatta su alcuni uomini, per esempio Teraves molto meglio dietro come quarto di difesa piuttosto che come quinto di centrocampo. Ah, sì, certo. Sentiamo un attimo anche Fulvio su questo. Fulvio, dove guardi? Ti stai distraendo? Cosa vuoi sapere? Che cosa guardi? State facendo, vi manca, vi porto la bottiglia di vino, vi porto un po' di pane, però state facendo il conviviale tra voi. Fai solo chiacchiere, porta la sua bottiglia di vino. È stato allora, disattento e adesso cambi discorso. Tiragli le orecchie, Guido. Sentiamo cosa dice, vediamo un po'. Fulvio. Penso che abbiate tutti ragione, da Guido a Marco Nicola abbiate ragione. Allora non è il problema del non è il problema, no, hai ragione, non stavo seguendo. Allora qui, vabbè, ma no, volevo dire, non è il problema della partita del 3-5-2, che secondo me è un modulo che l'allenatore non cambierà mai, scordatevelo dalla testa, ma il problema, che ha ragione Marco, quando ti giri dietro e guardi la panchina, col problema che adesso ci sono 3 o 5 sostituzioni, quando cominci ad avere Deulofeu, Pussetto, poi Makingo, tra un po' avrai Wallace, tra un po' avrai Mandragora, tra un po' avrai cioè cominci a capire che ci sono dei giocatori che possono cambiare il corso della gara, e cambiando il corso della gara puoi cambiare modulo, perché avendo Deulofeu e Pussetto ti danno la possibilità di passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1. Anche se eri disattento, ti sei salvato in calcio d'angolo. Nel senso che era quello che stavamo dicendo noi, e cioè che il modulo si cambia anche. Ma è inutile che guardi quel volpone di Guido Comerato, io mi salvo sempre in calcio d'angolo, ricordati. Anche quando giocavi. Allora ci fermiamo un attimo. Francesco, vuoi dire una cosa? È stata passata anche, è stata buttata la croce a Becao perché ha fatto quell'errore con la Roma, ma oggi Kurtic ha fatto un errore di pari gravità dopo essere entrato in campo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo, quindi purtroppo gli errori ci stanno, siamo stati bravi noi a sfruttarlo oggi. L'Udinese è stata bravissima nello sfruttare, nel commettere meno errori, perché ha sbagliato anche l'Udinese, ma ne ha commessi di meno. E poi c'è stato l'attesamento, perché oggi questa squadra aveva indossato il saio, non voleva perdere, voleva assolutamente vincere, per ovvi motivi. E ho visto che era in sintonia con l'allenatore, anche l'allenatore bisogna dirgli bravo, perché se la squadra in campo reagisce così, vuol dire che è stata preparata mentalmente modo più positivo. Ci fermiamo un attimo, break pubblicitario, siamo un po' in ritardo, ma abbiamo dato spazio alla conferenza di Conte, dunque andremo avanti naturalmente per tutto il tempo che ci serve per sviluppare i nostri temi, anche se ritarderemo il resto della programmazione. Adesso pubblicità e poi torniamo tra poco e riprendiamo a parlare di Udinese-Parma e di tutti i temi che sono venuti fuori da questa partita. Eccoci qui di nuovo in diretta, allora riprendiamo il discorso e ripartiamo dai moduli, perché c'era un messaggio di un telespettatore che chiedeva delle cose e secondo me è giusto dargli una risposta con tutta la conoscenza di calcio che c'è in questo studio e anche a Milano. Qualcuno sicuramente troverà la risposta giusta da dare a questo telespettatore. Sì, questo telespettatore è Nicola, Francesco, che scrive: i numeri sono numeri, ma vi chiedo qual è la differenza di gioco tra il 4-4-2 o 4-4-1-1 e il 4-2-3-1? Riuscite a spiegarmi le caratteristiche di un modulo o un altro e le caratteristiche dei giocatori? E aggiunge: 4-2-3-1, se si gioca con questo modulo, meglio avere di punta Okaka o Lasagna? Quale dei due le ha caratteristiche migliori per questo modulo? Bella domanda, soprattutto la parte finale, quella di Okaka o Lasagna in caso di 4-2-3-1. Lo speciale del TG, anche no? Se, anche esatto. Se, questa è un'attesa io di Comerciano. Io dico che Lasagna può fare anche uno dei tre, però vabbè. Marco,
Spieghiamo un po' la differenza fra questi moduli. Lasciamo stare la difesa, perché la difesa a 4 è allora, sempre 4. Però bisogna fare una precisazione. Però c'è anche Fulvio che mi può dare una mano in questo caso. Adesso non chiedere aiuto a Fulvio. No, tu no, hai fatto vediamo un esame, se condivide. Esame, patentino, UEFA, B, C, D, E, F, G, H, I. Devi, fare, devi ragionare con delle metafore, Marco. Così 4-4-2, pasta al pomodoro, accontenta sempre tutti, bravo. Si copre allora, bene, Marco, no? Bravo. Devi fare andiamo così, no? Allora, tu il modulo lo puoi guardare in fase di possesso e in fase di non possesso. Allora, in questo caso penso che il telespettatore nostro intenda in fase di possesso palla, cioè, quindi di proposizione in fase di costruzione gioco. Beh. Allora, 4-4-2 è il classico modulo che non ti sbagli, ovvero copri bene il campo, però devi avere dei giocatori che sappiano fare entrambi le fasi e i due quarti di centrocampo devono essere molto bravi nell'accompagnare, avere qualità nell'uno contro uno, andare al cross dal fondo. Il 4-4-1-1 è un 4-5-1 mascherato, perché di solito il sottopunta è quello che viene utilizzato o per andare a prendere, quindi a schermare il mediano basso, il vertice della squadra avversaria in fase di non possesso, o quello che ha maggiore qualità e che ti riesce a lanciare la punta. Il 4-2-3-1 è un po' un sistema di gioco che viene adottato da una quindicina di anni dai principali club europei, dalla maggioranza, ed è un sistema di gioco nel quale devono sposarsi qualità tecniche ma anche abilità tattiche, perché comunque i tre che stanno dietro la punta devono sacrificarsi necessariamente in fase di non possesso e comunque devono andare a cercare di dare un equilibrio alla squadra. Ci sono poche squadre in Europa che giocano con 4 punte o con 3 punte, ma le squadre che giocano con 3 punte lo possono fare perché hanno o due centrali che accettano sempre l'uno contro uno e che non si prendono mai, non hanno mai paura di affrontare l'uomo, e un centrocampo di qualità e quantità. Ma nelle squadre, diciamo, di una fascia come quella che può essere Udinese, andare a giocare con un 4-2-3-1 comporta dei rischi, soprattutto in quello che è la parola chiave, manca, che è l'equilibrio. Però manca anche il 4-3-3, così compriamo. Il 4-3-3 è più spregiudicato, è più facile da sopportare per una squadra rispetto al 4-2-3-1. Ma anche lì comporta i due attaccanti, bravo, esterni, che devono farsi un mazzo così. Bravo. Che devono averne il sangue, quello di indietreggiare, di tornare indietro. Ma questa è lasagna. Poi, Francesco, nel 4-3-3... Esempio pratico, tutti guarderanno le partite del Liverpool e vedono Mané e, certo, e Salah che giocano da terzini, no? Quindi però vedi anche il Milan che abbiamo visto ieri, che giocava con un 4-2-3-1, alla fine i giocatori come Çalhanoğlu, come Saelemaekers e lo stesso Leao un po' di meno, però Çalhanoğlu e Saelemaekers indietreggiano molto in fase di non possesso e quindi comunque garantiscono alla squadra l'equilibrio, perché la parola chiave di tutto è l'equilibrio, Francesco. Sentiamo il professor Fulvio se promuove questa relazione di Marco Canciani sui vari moduli con la difesa a 4. Tu lo sai, io sono sempre stato contrario ai numeri, però adesso i numeri sono forza, tu giocavi di moda, con terzino destro, terzino sinistro, libero, stopper, mediano, alla destra, alla sinistra, mezzala, allora, non sapevi neanche cos'erano i numeri all'epoca. Non ti permettere di dire una cosa del genere. Sai qual era il modulo che facevamo noi nella finale del 1982? Non lo so. Il 3-3-2-1. Anzi, 1-2. Il 3-3-1-2. Bene. No, si gioca così, no. Si gioca in 10. No, 4-3-1-2. Vabbè. 4-3-2-1. Vabbè, no, okay. Così si gioca. Lascia in 10. Perdere. No, per farti... No. 4-3-2-1, nel senso, anzi 1-2-1-2, sì, perché c'era Antonioni, c'era libero però punte. No, ma quello che voglio dire, c'era Scirea che era libero, 4 giocavamo io, ma adesso è libero, Scirea non c'è più. Era libero, ma marcava Scirea e gli unici due difensori eravamo io e Gentile, il resto giocavano tutti in attacco, perché Oriali, Tardelli giocava in attacco, Cabrini giocava in attacco, Antonioni giocava in attacco, Bruno Conti giocava in attacco. Il modulo lo fanno i giocatori, lo fanno i giocatori. Se tu schieri De Lofeu e Pussetto, è chiaro che devi, sarebbe, è più attendibile un 4-2-3-1, perché sono due giocatori abituati a giocare sugli esterni. De Lofeu ha sempre giocato sugli esterni. Dipende dal giocatore che hai. Io chiedo a Guido,
in questo momento il problema all'Inter è Eriksen. Dove lo fai, dove lo metti Eriksen? Perché col 5-3-2 o col 3-5-2 di, come si chiama, di Conte, ma Eriksen, dove lo mette? Eriksen, fare ormai, 3-4-1-2, ormai da come l'ho visto ieri non ha neanche più stimoli di giocare lì, perché ha capito che lì giocherà poco. Il problema dell'Inter non è Eriksen, non è niente, è che manca un difensore in aggiunta a quei tre, perché ha 1, 2, 3. Ma scusate, Skriniar, Bastoni ed Evrai, non ha un altro difensore vero. Se ne frega. Ma ieri ha dovuto giocare con due terzini a fare i centrali. Se dobbiamo parlare dell'Inter, di una torre, parliamo del Napoli allora, scusi, che ha fatto tu spettacolo. Tu mi tiri fuori Eriksen, allora, parliamo dell'Udinese. Mi avete fatto andare in confusione. Fulvio, parliamo dell'Udinese, che c'entra l'Inter con Eriksen? O Eriksen, cosa mi interessa di Eriksen? L'Udinese, ma ho voluto fare un paragone col 5-3-2 o il 3-5-2, perché Conte gioca lo stesso modulo dell'Inter. Però hai detto una cosa che forse contraddice quello che hai detto in fase prima. Offensiva 5-3-2. Scusa, hai detto qualcosa che forse, adesso non ti arrabbiare, sì, ma quello, forse contraddice. Quello che volevo dire io a te. Adesso ti spiego. Per fare il 3-5-2 o il 5-3-2 deve avere minimo 3 centrali, minimo 5 centrali, per averne sempre 3. L'Inter ne ha 3 di numero, più Ranocchia che sta in piedi. Ma non ci interessa dell'Inter, Guido. Allora, per fare la difesa a 3, devi avere, come l'Udinese, 6 interpreti o 5. Scusa Fulvio, sul discorso che hai fatto corretto di De Orofeu e di Pussetto, che meglio si prestano a un 4-2-3-1, però prima hai detto che questo allenatore non cambierà mai il 3-5-2, quindi vuol dire che non giocheranno mai insieme Pussetto, De Orofeo, certo. De Paul, Pereira e uno tra Okaka e Lasagna? No, ma non è vero, ma vedi che devi fare il conduttore, non puoi fare l'opinionista. Fare l'opinionista. No, io ho colto due cose in contraddizione. Se vuoi fare... Non ti permetto di dire che mi contraddico. Spiega, allora, il 3-5-2, se vuoi farlo, invece di mettere... Te lo spiego, invece di mettere Terraves a destra, metti De Orofeo. O Pussetto a destra, invece di mettere Ovejian a sinistra, metti De Orofeo a sinistra. Cioè ti consente di avere una squadra più... Perisic, l'Inter, cosa ha messo? Perisic è un giocatore come De Orofeo, e gli fa fare l'esterno sinistro. E finora con risultati pessimi. Con risultati pessimi finora. Vabbè, quello è un altro discorso. Alice, leggiamo quello ancora qualcosa. Riprende Nicola il discorso, il dibattito sul modulo, e quindi dice: quindi il 4-3-3 o il 4-4-2 o il 4-2-3-1 sono i moduli che si avvicinano alla qualità dell'Udinese di oggi, vista la qualità del nostro centrocampo e delle mezze punte. E ancora un altro messaggio: in questo momento non ho capito. Fulvio, cosa volevi dire? Nicola vuol sapere troppo, allora glielo chiede all'allenatore che cosa vuol fare. Vabbè. Va bene. Vado avanti con i messaggi. Allora, in questo momento non abbiamo esterni giusti per supportare l'1-3-5-2, per esempio Terraves, che è un ottimo difensore esterno in una linea 4, non ha la continuità e l'attitudine per fare l'esterno nel modulo 1-3-5-2. Una cosa è certa, la proprietà ha messo a disposizione di Gotti qualità e soluzioni diverse. Mi stuzzica la coppia Makengo ed Arslan davanti alla difesa 4. Certi vorrebbero De Paul più basso, ma io preferisco più avanzato per sfruttare le sue qualità di rifinitura e anche di finalizzazione. Questo è Vincenzo. Un altro messaggio: i problemi sono sempre in difesa, se al primo affondo degli avversari prendiamo un gol in più. Nicolas oggi dice, il nostro telespettatore, non merita la sufficienza. Ma comunque per finire questo discorso, si continua a parlare di numeri. Tu sai che io, per me il modulo è quello che conta di meno, non è un... Allora, quando hai in una squadra, il problema è se hai qualità, cioè se non hai qualità, questo è un problema. L'Udinese ce l'ha. Allora, con tanta qualità, con tanti uomini duttili, con tanti giocatori, ci sono varie soluzioni, il modulo non conta niente, conta relativamente. L'importante è, perché il modulo non fa miracoli, sono i giocatori che ti fanno classifica, che determinano una sconfitta o una vittoria. L'Udinese, con una panchina adesso così ampia, di qualità,
può fare un campionato importante, da metà classifica qualcosa di più. Non lo so, può divertire, può fare calcio vero, e se, al di là del modulo che è l'ultimo dei problemi, il modulo conta relativamente, perché in campo un allenatore, a seconda di certe situazioni, il modulo lo cambia continuamente e a volte non, neanche non ci accorgiamo. Cosa conta? Quello che diceva prima Fulvio, si parte dalla difesa 3. Cosa cambia? Si parte dalla difesa 3. In corso d'opera, con tutto quel ben di Dio che ho in base, si può anche fare la difesa 4, si può fare il 4-3-3, si può fare il 4-2-3-1, ma quello del modulo è l'ultimo dei problemi. Marco. Infatti, a sostegno della tesi di Guido, oggi per larghi tratti del primo tempo si è visto che la coppia di centrocampisti centrali si alternava vicino a Arslan, De Paul e Pereira, e uno dei due in fase di possesso palla agiva da trequartista. Quindi alla fine si sta parlando di numeri, ma quello che più conta è l'atteggiamento col quale i giocatori scendono in campo e la parola chiave, l'equilibrio, perché nel calcio moderno se non hai equilibrio non vinci. Su questo ma non c'è l'equilibrio poco da conta l'equilibrio. Allora, sempre. Io volevo che analizzassimo anche le cose che non sono andate bene. Prima Nicola giustamente ha detto vedremo anche gli errori. E se la regia ci fa vedere il gol, il primo gol, vabbè, lì c'è stata una deviazione. Ok. Diciamo quella che, è fortuita, diciamo, che diciamo è fortuita. Non è che gli puoi forse dare... qualcosina da dire sulla reattività di Nicolas su una palla che comunque non era velenosissima. Molto la traiettoria era quella, c'è stata una deviazione, però secondo me si poteva fare meglio. Questo è il gol dell'Udinese. Noi vogliamo vedere i gol presi dall'Udinese, ragazzi della regia, se riusciamo, ecco qua, questo è il primo. Però Francesco, la palla se non viene deviata andava da tutt'altra parte, eh? Sì. Cioè, proprio era una telefonata. Non ti... Eccolo qua, rivediamo. Sì, rivediamo. Sì, hai ragione. No, poi forse un po' troppo facile. Si è fatto saltare Arslan. Sì, ma Arslan che ogni tanto da qualche randellata a ragion veduta non può farsi superare con troppa facilità. Sì, lui ha facilità. Fatto una cosa da errore... Neanche, grave, neanche che fosse Maradona davanti a lui. Sì, è andato di schiena, esatto. Poi la palla lì, vabbè. Cioè, temporeggi e metti cosa ti gira di schiena. Secondo te comunque c'è anche un pizzico di responsabilità del portiere o no? Un po', cioè, dà l'impressione di essere poco reattivo, dai, questo è fuori discussione, no? Sentiamo subito il parere di Fulvio. Fulvio, come leggi questa... qual è la tua lettura su questo gol preso? Cioè, sembra quasi che la battezzi fuori e poi vede che la palla va dentro. O no, Marco, cosa dici? Cioè... Per me è sulla traiettoria. Sì, chiaramente manca un po' di reattività, però la deviazione lo va veramente a spiazzare. La deviazione l'ha spiazzato. Fulvio? Ma sì, i portieri devono essere reattivi, è chiaro che probabilmente magari è mancata un po' di reattività, però io non mi sento di dare tante grandi responsabilità al portiere, insomma, dai, non, probabilmente la deviazione lo ha tradito, non lo so, pensava che fosse... I portieri, magari è questione di attimi, magari pensa... Io ho avuto i migliori portieri al mondo, ho giocato con i migliori portieri al mondo, da Zoffa a Albertosi. Il problema è che magari l'ha fatta fuori, cioè ragazzi, era angolata, magari lui se l'aspettava lì nel suo palo, c'è stata la deviazione. Il fatto che non si sia tuffato fa capire che probabilmente non è stato reattivo, ma non è così. Non si è tuffato perché non ci sarebbe mai arrivato, tutto lì. Sì. Beh, ha archiviato il primo gol, andiamo a vedere il secondo gol preso, quello molto più grave, ma la colpa lì va condivisa con tutti. Vediamo un po', ecco qui. Il cross che parte di Pezzella e poi Caramò che lì la mette in porta. Qui molto più grave la disattenzione, ma di tutti. Tutti sì, lì. Una dormita collettiva qua. Ma anche in questo caso portiere compreso o no? Secondo me qui il portiere ha poche... No vabbè, cosa deve fare il portiere? Scusa, è proprio la palla è al limite dell'area piccola. Quindi, se fosse stato dopo, dentro l'area piccola potevi dargli deciso, qualche responsabilità. E quindi dopo dovete spiegarmi i voti che avete dato al portiere. Qual portiere lì, molto deciso. Lì non sapeva, ha cercato di uscire, cioè non ha letto bene il tiro. Bisogna sapere, il portiere è bravo, quando sa leggere. Bravo. Qua secondo me lui è rimasto nella terra di nessuno, vado non vado, e non è andato.
ha fatto il movimento per andare, e non ha, però comunque è molto più lapalissiano l'errore che si fa in fase di marcatura, perché qui al di là del portiere che rimane a metà strada c'è una marcatura. In questo caso io mi sento di dare responsabilità anche a Ouejan, perché quando parte la palla l'uomo attaccato a Ouejan è Karamo, però diciamo che c'è una disattenzione, una dormita di tutto il reparto. Ci sono tre difensori davanti a proteggere il portiere che si fanno superare. Ne marcano tre. Esatto, perfetto. Il terzo, esatto. Anche Samir era al centro. Ma io Samir e Jan dovrebbero marcare due persone, una di queste sfugge. Gli arriva da dietro, no? Ti arriva da dietro, quindi devi saperlo anticipare, devi saperlo leggere. Però quando iniziano a dirti che si deve guardare l'uomo e non la palla, no? Da qua, in questo momento qua, da quando parte il cross. No, ma dico, no? Quando inizi a giocare da bambino, no? Le prime cose che ti spiegano. Se tu fai partire l'azione, da quando la palla arriva al piede di Pezzella, vedi che comunque Ouejan vede che c'è l'uomo. Non lo so se lo vedi, perché secondo me allunga anche un po' la mano come per dire faccio qualcosa, no? Però ha perso il passo. Esatto. Allora andiamo da Fulvione, difensore. Scagionate il portiere, perché il portiere non ci sarebbe mai arrivato in un cross così teso. Come vedi, lui ha tentato disperatamente di uscire, ma il pallone era già passato, per cui quando il pallone è così teso i portieri non escono mai, scordatevelo, al limite escono quando è più verso la porta, ma qui non è sulla porta, è a uscire. Chi ha maggiori responsabilità è Ouejan, l'ha detto Marco, è Ouejan, perché la regola del difensore esterno è che deve fare la diagonale. Se non ci arrivano i due interni, in quel caso lì come si chiama, Becao, Danilo e lo stesso Samir, non ci arrivano loro. La diagonale la doveva fare De Maio e Samir, sono i due centrali. Per cui non ho capito, Samir, con i due chi centrali, se la De Maio e Samir, se col portiere o con... Ma hanno dormito tutti, non solo Ouejan. Ouejan è la responsabilità. Perché se tu guardi da un'altra prospettiva il cross, vedi che De Maio rimane fermo e poteva chiudere anche lui. Guarda lì. Ma si è schiantato De Maio. Vabbè, comunque è tutto bene quel che finisce bene. Da parte della fase difensiva. Sì, comunque tutto bene quel che finisce bene. Francesco, anche in un'altra frangente ci è andata bene quando a rimorchio è arrivato sempre lo stesso Hernani, che ha calciato poi Svilenko tempo e non siamo riusciti ad assorbirlo. Quella situazione è andata bene, qua invece purtroppo abbiamo preso gol. Esatto. Allora Alice, ancora qualche messaggio, poi andiamo sulle pagelle prima di chiudere questa trasmissione. Leggiamo. Allora, ti leggo questo messaggio di Roberto che ci scrive da Novara, eccolo qua che lo recupero, e dice: credo che oggi abbiamo visto una squadra che a differenza degli altri anni ha sbagliato meno nei passaggi. Sino all'anno scorso si sbagliavano gli elementari, oggi invece mi ha impressionato Arslan, buoni passaggi e bravo a portare la palla, bravissimo Makengo, spero di non essere contraddetto dal campo, ma questa Udinese ci farà gioire per il gioco. Ancora un messaggio dove si esulta con un pussetto, con questa piccola colonia argentina faremo un bel campionato. Si parla ancora di Makengo, durante la trasmissione precedente era stato associato ad Asamoah, il telespettatore invece dice che gli ricorda più il primo Muntari. Ancora un messaggio, ci scrivono: invece di parlare di modulo, perché non dite che sarebbe meglio pressare alto e non sempre indietreggiare, che poi va sempre a finire che si prende il gol? Allora, io volevo dire una cosa su Arslan. Oggi secondo me ha fatto una buona partita, sta crescendo dal punto di vista fisico. Quella è stata l'unica sbavatura della partita. Però come gestisce la palla e come salta l'avversario, va bene. Ha personalità, perché in campo sa cosa deve fare. Mi è dispiaciuto che su Hernani lì si è comportato in maniera puerile, lì un attimo di amnesia, perché non può farsi superare in quella maniera. Se uno lo supera 10 metri fuori dall'area io lo butto giù, perché una punizione 10 metri fuori dall'area non mi provoca il gol, e invece se dopo vai avanti superato vedi che ha fatto il gol. Cioè lì è stato, non so se è stato disattento, non so cosa voleva fare, non so, ha fatto questo errore. Ma rispetto alla gara con la Roma l'ho visto migliorato, anche rispetto alla prima giornata, l'ho visto
In campo si sa fare, è un mestierante, uno che ho visto anche fargli dei bei passaggi, ha usato di più rispetto alle altre volte. Le altre volte, ad onore del vero, si segnalava per un passaggio il più possibile corto, per non sbagliare. Oggi ha usato di più, con buoni risultati. Sì, si è fatto qualche apertura anche, sì. Si vede che inizia a fidarsi. Potremmo anche fare una riflessione sul fatto che da quanto tempo un trio, tanto il modulo è quello da tanto tempo, così l'Udinese con questa qualità, erano diversi anni che non vedevamo, sì, tre centrocampisti di questo livello, soprattutto le due mezzali. E poi una piccola a questo livello su De Paul la vorrei fare, nel senso che forse è qualcosa di leggermente percettibile, l'ho visto molto più sereno rispetto a quando c'era il mercato, certo, aperto, certo, anche se aveva, certo, sempre offerto le sue prestazioni al massimo dell'impegno e della concentrazione. Ma io l'ho visto sempre sereno. Io però ho avuto la sensazione, anche incontrandolo in questi giorni al di fuori della partita di stasera, l'ho visto molto più tranquillo, e cioè pienamente calato adesso in questa nuova avventura con l'Udinese, insieme a dei compagni di squadra che non si aspettava di poter avere al fianco. Bravo. Dunque questo sicuramente lo ha rinfrancato, sa che con loro può fare meglio, certo, la squadra può fare meglio, quindi può giocarsi le chance di andare in un grande club alla prossima finestra di mercato, speriamo estiva, però anche perché secondo a gennaio l'Udinese non vende mai. Francesco, secondo me è tornato rinfrancato anche dalla nazionale sai, perché sì, comunque vuoi non vuoi ha giocato, come ha detto Guido, e poi il fatto che gli siano stati messi vicino dei compagni di qualità e di grande qualità, come anche ha sottolineato Nicola, stimola un grande campione ancora di più, come dici tu, no? a alzare sempre di più l'asticella e a cercare di essere non lui o non essere il solo leader della squadra, di avere la possibilità di essere assieme ad altri leader della squadra. Quindi l'ho visto anche carico nel secondo tempo, quando ha preso la fascia da capitano, ha dato qualche indicazione ai compagni. Mi è piaciuto molto oggi. Ma è stato continuo, continuo dall'inizio alla fine. Quando nel primo tempo, merito anche ha fatto quel contropiede, Gervinho ha sbagliato, lui è andato via in verticale, ha servito su un piatto d'argento, Okaka segna, sì che segna anche con la matita. Ecco, lì è un grida vendetta, perché quel capolavoro di De Paul con la fuga che ha fatto avrebbe meritato il gol di Okaka, perché non si può sbagliare. Ha tirato anche male, neanche da come una punta. Allora adesso le pagelle, stacchetto. Alice. Le pagelle, allora aspettiamo la grafica che ci propone la nostra regia. Iniziamo da Guido anche questa sera. Però dobbiamo scoprire i voti, eccoli qui. Eccoci, allora 5,5 per Nicolas Becao, invece 6 anche per De Maio, 6 per Samir, 6 per Teravest, De Paul 7, Arslan 6, Pereira 6,5 come per Oweyan, anche in questo caso 6,5, Kaka 5,5, Lasagna 5, 6 per mister Luca Gotti, Makengo 6,5, Pussetto 7, senza voto De Lofeu e Forestieri. Subito il parere di Fulvio alla pagella di Guido. Cosa ti convince e cosa no? Ma perché? 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 Perché ma, è un anno e mezzo che litigate, la devi fare tu l'esame. Un po', no, io lo faccio, ma non è. Allora, il voto all'allenatore, come al solito, c'ha la mano tirata. Ma se io l'altra volta ho dato 6, tu hai dato 5. Hai dato 5 l'altra volta, Gotti. Tu dimentichi i voti che dai, sono strambalati i tuoi 10, 9, 5, non ho mai capito. 6, perché i miracoli fa l'allenatore, la squadra non li fa. No. Il 6 significa che non ha sbagliato, il 6 ha fatto la sua. Come tutti la sufficienza, altri non l'hanno presa, altri hanno preso una sufficienza superiore. Ma cosa c'entra con Gotti? Se gli hai dato con la Roma 5. In linea di massima. Quando con la Roma ha sbagliato Becao, gli hai dato 5 a Gotti. Quando con la Roma si era vista un'altra Udinese. Allora non parlare tu, se devi parlare tanto per certo, tirare. Perché no. Ma se mi fai parlare però, perché io sono in collegamento, sono svantaggiato. Allora, gli ho dato 5, me lo ricordo perfettamente. E allora, non aveva, se ti ricordi cosa mi dici a me se gli ho dato 6. Svantaggio, fai entrare il nostro rotto. Sugli altri voti? Secondo me sei stato tirato oggi, meritava di più. Ti dico che meritava di più. Gli altri voti in linea di massima sono d'accordo con te, più o meno. Allora andiamo avanti con la pagina di Nicola.
Non avrà mica dato 5 all'allenatore, no? Che più fuori. Allora, la pagella di Nicola. 6 e mezzo. 5 per il portiere, per Nicolas Becao, 5 e mezzo, De Maio 6, 6 anche per Samir Teraves, 5 e mezzo, De Paul 6 e mezzo, Arslan 6, 7 per Pereira, 6 e mezzo invece per Weijan, Okaka 5 e mezzo, Lasagna 5, per il mister Luca Gotti in questo caso 6 e mezzo, Makengo 6, Pussetto 6 e mezzo e senza voto Delofeu e Forestieri. Nicola, dacci, argomentaci un po' qualche punto. Devo argomentare, allora, punto. Nicolas 5, mezzo punto in meno rispetto a Guido, perché sul gol lo considero responsabile. Su quale gol? Il primo. No, secondo noi poi c'è stata anche quell'uscita a vuoto che Teraves ha rimediato, perché c'erano Kučka e Kurtic lì, sì. E ce l'ha fatta, insomma, altrimenti era gol sicuro, l'ha battezzata malissimo. Poi Becao 5 e mezzo perché soprattutto nel primo tempo non ha fatto nulla di eclatante in questo senso, però tante piccole stupidaggini e poi l'ammonizione, preso la palla con la mano, cioè tante incertezze che ne penalizzano il giudizio. Il migliore, ho scelto Pereira perché a un certo punto della partita mi sembrava veramente che, nonostante De Paul stesse giocando bene, l'argentino fosse dominante proprio, Francesco, cioè, o meglio, mettesse anche un po', oscurasse anche un po' la prestazione del numero 10. Per me è stato il migliore in campo Pereira. Sono stato in dubbio se dare 5 anche a Okaka, perché soprattutto la palla, quella servita da De Paul, grida ancora vendetta, ha fatto un passaggio tipo come fosse il riscaldamento durante il torello, sai, cerco il compagno con sepe, gliela passa sui piedi. No, a proposito di grida vendetta, c'è un telespettatore. Non sei d'accordo? Aspetta un attimo, Flu, fammi dare una risposta a un telespettatore che sottolineava il voto di Guido a Weijan. Dice: premesso che mi è piaciuto. Non comprendo il suo 6 e mezzo di Guido, stesso. Quell'errore nel secondo gol dovrebbe pesare sul voto finale. Non aveva visto la tua pagella, quindi possiamo accomunarla anche al tuo. Allora, cosa possiamo dire? Abbiamo un giocatore che calcia molto bene. Però non avete fatto pesare piazzati. L'errore sul gol del 2. Ma ti direi che è più di Samir e De Maio quell'errore lì, no? Cioè sull'esterno lui è il quinto di centrocampo. È vero che fa... Però è lì. È lì. Però è arrivato dopo, era già lì. È vero, è lì, però sono più responsabili gli altri due, capisci? Quindi, secondo me. Su quale? Sul gol, sul secondo gol di Caramò. Ci dicono, gli avete dato 6 e mezzo. Sono responsabili tutti e tre. Però perché gli dai 6 e mezzo, allora sì, sei responsabile sul gol. Perché i voti a volte si danno immediatamente finita la gara. Perché a volte si può mettere mezzo voto in più proprio sbagliando, per l'amor di Dio. No, potrebbe esserci mezzo punto in meno. Perché sai, se non conto, era da meno di 6 comunque. No, io sono un conto è dare il voto quando giocano, non so, alle 15, hai più tempo, più calma, studi, rivedi, pensi, eccetera, eccetera. Un conto così, dammi i voti. Ecco, dammi i voti. Posso dire una cosa? Dammi voti, io sono d'accordo con Nicola e con Guido. Adesso è colpa mia, Fulvio. Però Weijan, a parte questo, è stato continuo. Esatto. Il primo tempo è stato continuo sulla sinistra, il secondo tempo è stato continuo. Esatto. Io l'ho visto in continua crescita, ho visto un giocatore con personalità, che ha un buon passo, sa difendere, è importante, è vero, perché non sa solo attaccare. Ha anche fatto l'assist. Ha un buon piede. Ci sta il segreto. Adesso mi sembra fosse andato De Paul in sovrapposizione nel secondo tempo, sì. C'è stata una palla arrivata sulla sinistra e Weijan di prima l'ha allungata subito sulla fascia. Anche Okaka, a parte che forse con Okaka quando ha voluto fare la sforbiciata stava arrivando Samir che di testa forse segnava, ancora un po' gli entra in gola. L'anno scorso da quella parte c'era un giocatore. Ma io ho visto oggi un Okaka un po' diverso, che si è messo umilmente... Dopo aver sbagliato anche il gol, perché era abbastanza facile quel gol, umilmente al servizio della squadra. No, non ha giocato male oggi. Allora, Fulvio, gol... tu stavi un po' ridendo un po' prima, ti ho sentito dire non sono d'accordo con nessuno quando stava. No, perché. Stavamo commentando la pagina. Secondo me, in questa Udinese, ma questa è una mia opinione personale, ci sono due giocatori, dico due, imprescindibili. Ma chiaramente quando stanno bene, ecco. Uno è De Paul, naturalmente,
è garanzia di salvezza avere De Poli in squadra. L'altro è Okaka. Ecco, l'altro è Okaka, perché Okaka è un po' come... È un po' come Lukaku, quello che fa salire la squadra, quello che mette nella condizione. Ecco, quando sta bene. Oggi io non sono d'accordo con le vostre pagelle, con quelle di Guido. Guido dice che ha visto un Okaka in miglioramento, un Okaka così, poi gli dà 5,5. Ma allora si contraddice. No. Allora, secondo me, io ho visto un Okaka... Un gol del genere, un attaccante vero, lo deve segnare, perché era troppo facile. Non può vanificare un'azione del genere, perché poteva rischiare la mancata vittoria. E se avesse segnato, li finiva probabilmente in gloria per l'Udinese. Ha fatto un capolavoro De Paul, tu la devi mettere dentro, perché non è la prima volta che si sbaglia un gol. Dopo, errore a parte, ti dico che l'ho visto bene, però quel gol non, mi comporta la mancata intera sufficienza, 5,5, allora, per quel gol mancato, perché era facile. Nel secondo tempo, tu non hai visto, se vogliamo essere pignoli, se vogliamo essere pignoli, quando Samir stava saltando di testa a 2 metri dalla porta, ha tentato un'inutile, pericolosa rovesciata che gli è arrivato il piede nel collo a Samir. Poteva segnare Samir, deve vedere che arriva un compagno che sta per segnare. Allora, se vogliamo essere fino in fondo precisi, per quel motivo gli ha dato 5,5. Allora, nel complesso, come giocatore, fa crescere la squadra, sono d'accordo. Però gol del genere li deve fare. Sentiamo Alice, quella lettura delle pagelle di Fulvio Colovati. Qualcosina c'è da dire qui. E allora, per Fulvio, Nicolas merita un 6, Beccao un 5,5, 5,5 anche per De Maio, Samir 6,5, Travest 6, De Paul 6,5, Arslan 6, Pereira 6,5, 6,5 anche per Ouejan, 6,5 per Okaka, Lasagna 5, 7 per il mister Luca Gotti, Makengo 6,5, Pussetto 7, senza voto De Lofeu e Forestieri. Continuiamo la discussione su Okaka, perché il 6,5, allora andiamo intanto sul pagellone per esteso, così vediamo anche le differenze di valutazione dei vari nostri opinionisti. Allora, Gomirato e Angeli concordi su Okaka 5,5, Fulvio tu 6,5, un punto in più pieno rispetto agli altri due. Se avesse fatto gol in quell'azione che ha detto Guido, se avesse fatto gol gli avrei dato 7. Per il lavoro che ha fatto, il lavoro sporco, l'aiuto che ha fatto alla squadra, ma non gli puoi dare 5,5 perché ha sbagliato un gol, altrimenti le partite, gli attaccanti hanno sempre 3-4 occasioni durante la partita, però alcune volte fanno gol, altre volte non fanno gol, ma non gli puoi dare 5,5 per la partita che ha fatto oggi. Guido, hai visto un'altra partita? No, non vai ho a visto casa, un'altra partita. Ti metti lì, non hai avuto allora, tempo e rifletti. Allora, forse devi tu... riflettere, non puoi no, mettere devi un riflettere gol tu. Allora vai a vederti anche quando Samir stava per segnare di testa, che gli è arrivato il piede al collo. Per una inutile, pericolosa, rovesciata. Ma tu non puoi dare i voti con il se e con i ma. Quella tu non devi dare i voti con il se e con i ma. No, sei tu che dai col se e con i ma. Io in base a quello che ho visto, il gol mancato non è se o ma. Però è un gol mancato, un gol facile da fare. Faceva notare Marco come Okaka abbia fatto poi in effetti l'assist per Pussetto, difendendo un bel pallone, dando palla a Pussetto. L'assist, insomma. Vabbè, è dato lui palla a Pussetto. A 5 metri, to. Mica un passaggio filtrante, mica no, un altro. No. Marco ha tenuto palla, fatelo vedere. Sì. Perché vedere ha tenuto palla, ragazzi, e regia. Ha dato la possibilità a Pussetto. No, e questo l'ha riabilitato, altrimenti era da 5. Questo è. Però insomma, non è che gli ha dato la palla davanti bisogna alla porta. Sì, ma anche te, un po' prima. Anche te. Vabbè, comunque dai, sì. Cioè, scusa, tira da 30 metri. Insomma, se tu questo lo chiami assist, insomma, è considerato tecnicamente assist. Un assist. No, sì. L'assist è in area, l'assist. No, è no. Un passaggio in area. No, questo è un passaggio smarcante, Guido. Ma che smarcante? È considerato questo così, lo dite voi. Vabbè, questo lo dice live score, dai, ma non è... Boh, non è... Si è smarcato da solo, però, Pussetto. No, però è considerato un passaggio questo. Ci mettiamo tutti d'accordo, forse fra il 6,5 di Collovati e i 5,5 di Angelo e Gomirato, un 6 avrebbe messo tutti d'accordo. Sì, va bene.
Per il resto non vedo altre cose particolari, forse il portiere per Fulvio è stato sufficiente, per gli altri insufficiente, quindi però abbiamo già capito. Allora la mia insufficienza cos'è? 5,5 ho dato io, no? Nicolas, sì. Quindi sì, non 5,5. Non è tanto per il gol, che sai, la deviazione è determinante a volte, è lì, è stata quella, ma per quell'uscita a vuoto. Ma dimentichiamo un'uscita a vuoto che poteva segnare. Dica uno ha salvato uno dell'Udinese, ma è un'uscita a vuoto. Insomma, sì, ci sta, dimentichiamo e ci scordiamo. Sposiamo il buonismo, caro Fulvio. Hai ragione te. Sì, sì, lì è uscito a farfalle proprio. Non ce l'abbiamo quell'azione lì, perché era... Rivediamola allora. Era interessante da vedere. Non voglio... Perché sai, a me dispiace tirare fuori gli errori, perché tutti hanno dato l'anima... Però quando uno dice perché hai dato 5,5 a questo, perché hai dato questo, perché hai dato questo, benissimo, allora ti dimostro perché. E non sarebbe da parte mia quello di dimostrare, fate vedere l'azione. Fulvio, chiudiamo poi. L'uscita vuota non l'ho vista perché stavo portando tante giù cose i cani non vedi. Che dovevano fare... No, era abbastanza grave. E allora se non vedi, non puoi discutere chi ha visto. Stasera sei stato un po' distratto. Fidati chi ha visto, scusa. Non va bene, Fulvio, distratto. Di chi ha visto devi fidarti. No, io ho visto tutta la partita tranne quell'episodio lì. Affari suoi. Vabbè, ma mica te lo devo venire a dire dove sono andato. Affari ti tuoi, dico con molta onestà che non ho visto tuoi. Quell'episodio lì. Nessuno dice dove sei stato, affari tuoi. Certo, è sempre meglio che ammettere che quando si va a casa, uno che ammette, un grande scrittore, una grande firma di un giornale che dice sì, non ho tempo per dare i voti, vado a casa, li sbaglio, come ha messo Guido questa sera. No, come anche questo lo fai anche tu così. Lo fai anche tu. Perché questo in serata tutti quando in serata fanno veloci voti. Ho detto che nel pomeriggio c'è più tempo, ma questo è per tutti, anche per te. C'è più tempo per analizzare meglio, più approfonditamente la partita e il comportamento dei singoli quando si gioca di pomeriggio. Quando si gioca di sera, questo vale per tutti, c'è la fretta e allora si cerca di essere obiettivi al 1000 per 1000. Può sfuggirti qualche particolare, io lo ammetto, tu no, perché dici ero via. Va bene, chiudiamo qui. Trasmissione e polemica che riprenderemo alla prossima, perché si giocherà di nuovo alle 18, quindi avremo lo stesso problema. Ci saranno altri voti sballati per il poco tempo di fare i voti e noi ci divertiremo. E io in particolare. Grazie Alice, non ci sono altri messaggi. Grazie mia, da parte di Guido. Vabbè, anche tu ogni tanto dai i numeri. Ciao Fulvio. No. Arrivederci, ciao. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a Fulvio Colovati. Grazie a Guido Cominato, Nicolangelo e Marco Canciani. Domani Udinese Tonight per tornare sulla partita, anche per Giorgio Bortolossi l'occasione di poter commentare una bella vittoria con degli errori ma anche con tante cose belle viste in questa partita e con una partita vinta nel finale che rende ancora più bello il successo in rimonta e nel finale quando ormai già stavamo fasciandoci la testa per un risultato di vittoria che non arrivava. Grazie a tutti. Volevi dire qualcosa? No, volevo dire che oggi io credo sia stato lanciato un chiaro messaggio ai innumerevoli critici dell'Udine, ma critici non in maniera, nel vero senso della parola, ma quelli che dicono a questa brutta squadra, che l'Udinese proprio una brutta squadra non è. C'è qualità, è una squadra che è destinata solo che a migliorare, quando ci sarà Lofeu, quando migliorerà ancora Pussetto, quando migliorerà ancora Pereira, perché non sono ancora al top questi giovanotti qua. E quando migliorerà, aggiungo io, Lasagna, su cui io punto, io credo molto in Lasagna, come credo in Okaka, cioè ci si dimentica che dopo il post-lockdown, Lasagna e Okaka, guai a venderli, un mese dopo... Andate, mandateli via, che sono scarsi. Non è vero che sono scarsi. No. Sono due giocatori importanti. Il signor Lasagna di gol ne ha già superato, compreso la Coppa Italia, ne ha fatti 32 in 3 anni qui. Non so cosa vogliamo da lui. Oggi ha giocato male. Io, secondo me, ho dato una spiegazione, perché Colovati dice in nazionale si allena. Allora io ti dico, perché
le squadre, quando c'è la sosta del campionato, fanno sempre un amichevole, sarà un motivo per mantenere il ritmo. Il signor Lasagna non ha avuto questa possibilità. Ok, grazie Guido anche per questa chiusura. Chiudiamo adesso veramente la trasmissione. Buon proseguimento con Dionisi TV. Vi proponiamo di nuovo la conferenza stampa del Premier Conte, che illustra quelle che sono le misure assunte e che verranno poi ratificate con la firma del DPCM, a sua firma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Buonanotte e arrivederci.